Si stima che le specie esotiche invasive siano una delle cause principali della perdita di biodiversità a livello europeo. Per questa ragione esiste una specifica normativa in materia. Il regolamento UE 1143 del 2014 riporta disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, con particolare riferimento a quelle considerate di rilevanza unionale, in quanto richiedono interventi coordinati e uniformi a livello di Unione Europea. La loro lista è in costante aggiornamento e attualmente consta di 66 specie, di cui 36 vegetali. I singoli Stati membri hanno recepito il regolamento europeo con una specifica legge nazionale. In Italia il regolamento europeo è stato recepito con il decreto legislativo 230 del 2017 che, in riferimento alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, vieta introduzione, transito nel territorio nazionale, allevamento e coltivazione, vendita o messa in commercio, riproduzione, rilascio nell'ambiente. In Valle d'Aosta, l'allegato F alla legge regionale 45 del 2009 sulla tutela della flora locale riporta le specie esotiche invasive più preoccupanti per la regione. In Francia il regolamento europeo è stato recepito con la legge 1087 del 2016, una legge per il recupero della biodiversità, della natura e dei paesaggi, che contiene una sezione relativa al controllo e alla gestione dell'introduzione e della diffusione di alcune specie animali e vegetali. Qualsiasi intervento si voglia mettere in atto per la gestione delle specie esotiche invasive, bisogna prendere in considerazione quattro aspetti. Come si riproduce la pianta, perché è sulle modalità di propagazione e di invasione della pianta che bisogna intervenire. Pensare a come gestire i rifiuti, perché altrimenti si rischia ulteriormente di diffondere la pianta. Bisogna pensare a come si rivegeta la zona e favorire il più possibile la flora autoctona. Sapere che la lotta alle specie esotiche invasive è una lotta lunga che dura nel tempo e che va ripetuta sia all'interno della stagione vegetativa sia negli anni. La gestione delle piante erbacee che si riproducono tramite seme va fatta effettuando il taglio delle infiorescenze in piena fioritura per impedire la produzione di grandi quantità di semi che verranno dispersi nell'ambiente. Inoltre, a causa delle fioriture scalari di queste specie, gli sfalci vanno ripetuti più volte nella stagione vegetativa. Questo è il caso del panace di Mantegazza, del senecio sudafricano, delle balsamine e dell'ambrosia con foglie di artemisia. Tutti gli interventi che si mettono in atto per la gestione e il contenimento del panace di Mantegazza devono tener conto che è una specie che produce delle sostanze che causano dermatiti per la pelle, quindi è assolutamente necessario proteggere gli operatori con guanti, maschera per il viso, maniche lunghe e pantaloni lunghi. Inoltre, siccome questa specie si diffonde tramite la disseminazione, quindi l'immissione nell'ambiente di semi, è importante tagliare le ombrelle, quindi le infiorescenze, in piena fioritura per evitare così la maturazione dei semi e la loro dispersione. Ci troviamo nel comune di Courmayeur per presentare un esempio pratico di intervento su una pianta invasiva, la panace di Mantegazza. Essendo una specie di rilevanza unionale, la Regione Valle d'Aosta da 3 anni ha deciso di gestire con degli interventi di tipo meccanico-fisico la propagazione di questa pianta. Quindi le squadre della forestale intervengono annualmente per prima di tutto contenere la disseminazione dei semi dalle infiorescenze, in secondo luogo sugli individui più giovani per eradicarli e quindi evitarne la propagazione, in un terzo luogo invece sugli individui adulti già più alti si interviene non con lo sfalcio ma con l'eradicazione vera e propria della radice fino a 15 cm di profondità. La gestione dei residui vegetali, quindi di quando la pianta viene tagliata, deve essere fatta in maniera molto accurata per evitare appunto la disseminazione e la propagazione di questa pianta. Quindi la mettiamo dentro dei teli di nylon, dopodiché questi teli vengono chiusi, la pianta viene fatta essiccare per circa un mese e poi procediamo alla fine all'incenerimento della pianta.
L'aspetto critico di queste piante è rappresentato dalla capacità di generare nuovi individui anche a partire da piccoli frammenti di rizomi. Quando non è possibile asportare i rizomi, le misure di contenimento mirano a ridurre l'attività fotosintetica delle piante per indebolire i rizomi e a evitare la produzione di semi. Quindi si possono fare dei tagli ripetuti prima della fioritura, dopo un taglio si può coprire il terreno con dei teli pacciamanti e successivamente si può fare una semina con una miscela di specie autoctone concorrenziali. Attenzione, qualsiasi intervento si voglia fare bisogna evitare di disperdere nell'ambiente i rizomi e bisogna pulire accuratamente macchinari e attrezzature dopo il loro utilizzo. Inoltre bisogna evitare l'utilizzo di macchine trincianti e dei cespugliatori a filo perché possono spargere residui di vegetazione. In particolare si fa riferimento ai poligoni asiatici, alla verga d'oro maggiore e alla pianta dei pappagalli. Renouée du Japon et renouée de Bohème sont des plantes herbacées très envahissantes. Elles forment des populations très denses par leurs rhizomes, qui sont des tiges souterraines très grosses et qui peuvent atteindre 2 mètres de profondeur. Le moindre fragment de rhizome, et voire de tige également, même 2 cm, peut générer un nouvel individu. Nous nous trouvons ici sur la commune de Saint-Alban-d'Urtières, dans le site Natura 2000 de la plaine des Urtières. En 2020, grâce à des financements européens, Alcotra, nous avons entrepris des travaux afin de restaurer la végétation de ce site Natura 2000. La restauration était double. Nous devions enlever les rhizomes de renouée du Japon et ainsi augmenter la surface d'herbier et d'hygrophytes dans la gravière. Nous avons commencé par exporter les rhizomes de renouée du Japon avec une pelle mécanique, puis déposer dans l'eau ces rhizomes de renouée. Ces rhizomes ont été déposés en plateau à peu près entre 50 cm et 1 mètre de profondeur sur une surface d'environ 5000 m². Cette technique avait déjà été testée auparavant sur d'autres sites et elle fonctionne très bien. Nous n'avons aucune repousse autour de cette zone d'enfouissement. La gestione delle piante esotiche invasive e arboree risulta particolarmente difficile nelle zone invase da individui adulti. Al contrario, l'estirpazione delle giovani piante risulta più efficace soprattutto in aree meno invase. In generale, il taglio o il decespugliamento, se effettuato più volte nella stagione vegetativa, è in grado di limitare fortemente la capacità di emissione di nuovi ricacci. Vanno invece evitati gli interventi saltuari, in quanto favoriscono il ricaccio. In particolare si fa riferimento all'ailanto o albero del paradiso e all'albero delle farfalle. Nella gestione dell'ailanto è molto importante tenere in considerazione due cose. Innanzitutto che, siccome produce delle sostanze irritanti per la pelle, qualsiasi intervento è necessario effettuarlo con i guanti. In secondo luogo, siccome si propaga sia tramite seme sia tramite polloni, bisogna eliminare gli individui portaseme e incenerirli e tagliare ripetutamente nella stagione i polloni. Anche l'albero delle farfalle produce una quantità elevatissima di semi. Oltre a questo però bisogna fare attenzione perché riesce a moltiplicarsi anche vegetativamente tramite gli stoloni, per cui i residui vegetali, anche solo dei piccoli rametti, non vanno lasciati sul terreno perché possono generare nuovi individui. Laddove non è possibile o non si vuole intervenire con diserbanti chimici, come ad esempio nelle aree protette, negli ambienti urbani o in agricoltura biologica, l'Institut Agricole Régional sta testando metodi di diserbo ecosostenibili, come il diserbo elettrico e il diserbo termico. Nel dettaglio, il diserbo elettrico agisce mediante scariche elettriche indirizzate direttamente sulla pianta. Il diserbo termico agisce mediante una schiuma biodegradabile ad alta temperatura. In entrambi i casi l'obiettivo è l'eliminazione delle piante senza lasciare residui nell'ambiente.